Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questo walkthrough gameplay che stiamo facendo, stiamo ripercorrendo passo passo le storie di Ash del cartone animato, prendendo come base appunto per adesso Kanto, ma andremo anche nelle regioni successive, a Johto, a Hoenn, a Unima, fino ad arrivare addirittura ad Alola. Bene, detto ciò, esploriamo Celestopoli. Eravamo arrivati fin qui a Celestopoli ed oggi batteremo anche Misty, o meglio, almeno ci proveremo. Per prima cosa parliamo a questo bambino. Hai avuto problemi a far evolvere qualche Pokémon? Prova con questa. E ci dà una Eviolite. Ok, andiamo a vedere cos'è la Eviolite di preciso perché non ricordo. Mysterious Evolutionary Dump. When held, it raises the defense and SP death. If the holder can still evolve. Ok, appunto, la Eviolite non fa evolvere i Pokémon, ma aumenta la difesa speciale di un Pokémon che può ancora evolversi. Direi di darla a qualcuno, tipo a Pikachu, anzi a Pidgeotto. No dai, a Pikachu. Aumentiamo la difesa speciale, va? Così già gli aumenta la difesa. Poi abbiamo qui sotto il negozio di bici, ma non possiamo prendere assolutamente nulla. Vediamo qui cosa c'è. C'è un vecchietto. Niente, non ci dà assolutamente nulla questo vecchietto. Qui abbiamo altri personaggi che parlano. Questi combattono. Appunto, non abbiamo le MN in questo gioco, quindi non possiamo usare taglio su quell'albero. In questa casa c'è un vecchietto che ci scambia Rattata per Tangela. Purtroppo non abbiamo Rattata. Ok. Questo ci dice appunto che a suo marito piace scambiare Pokémon. E qui dietro c'è uno strumento nascosto, ma c'è anche un vecchietto qui. Zzz. Via dal mio giardino sul retro. Zzz. Sì, dormi. Io invece vado nel tuo giardino sul retro e mi prendo questa caramella rara nascosta. Ecco qua. Salve vecchietto. Come vedete non c'è il ponte pepita. Non c'è nemmeno Bill in questa zona. E appunto, ripercorrendo l'anime, non c'è assolutamente niente qui. Andremo giù nella prossima puntata. Per ora ci accontentiamo di battere la palestra. Direi a questo punto di farlo. Allora, in questa palestra utilizzeremo prevalentemente Pidgeotto e Pikachu, quindi direi di cambiare. Ecco fatto, mandare avanti Pikachu e usare Pikachu per battere facilmente la palestra di Misty. Ok, vai, battiamo questo allenatore. Manda in campo Horsi. Ah, è di livello comunque anche abbastanza alto, eh. Usiamo Electro Ball per vedere quanto danno gli facciamo. Un buon danno. E saliamo di livello. Shellder. Useremo su di lui invece Thunderbolt. Ah, si protegge. Ok. A questo punto proviamo con Electro Ball. Abbattiamo anche lui facilmente, ottimo. Bene così. Andiamo a battere anche quest'altra allenatrice. Goldeen, ok. Contro Goldeen useremo Thunderbolt, dovrebbe abbassare, e invece no. E lui ci usa Incornata, o meglio lei ci usa Incornata. Ok, va bene. Ottimo, e contro Misty andremo con Pidgeotto per primo, e poi faremo entrare in campo Pikachu. Vai. Hi, ciao, sei una faccia nuova, eh? Solo gli allenatori who have a policy about Pokémon can turn pro, che hanno una conoscenza, immagino, sui Pokémon, possono diventare davvero bravi. Che hanno una sorta di policy sarebbe... Che hanno una sorta di... Oddio, non mi viene la parola in questo momento. Che hanno una sorta di... Non mi viene la parola, è incredibile, non so per quale motivo. Comunque, la mia è tutta improntata sull'attacco con l'acqua. Con i Pokémon di tipo acqua. Ok, vai, quindi andiamo con... Pidgeotto e Pikachu. Sarà un 2v2. Uno scontro 2v2 contro Misty. Eccola lì. Tra l'altro appunto vestita come nell'anime. Pidgeotto contro Staryu. Vediamo chi la spunterà, eh.
Lei usa azione, ok. Noi usiamo raffica. Lei usa di nuovo azione, noi usiamo di nuovo raffica. Beh, a quel punto lui usa comete, ok. Fa davvero parecchio male con comete. Noi usiamo di nuovo raffica. Tackle, va bene. Raffica, e poi la finiremo con attacco rapido. Ecco fatto. Bene, PG8 ha battuto il suo stario. Ed ora tocca starmi. A questo punto noi mandiamo Pikachu. Vai, vai. A livello 19 useremo Thunderbolt. Pistolacqua, questo farà male. Cacchio. Cacchio. Muore? Sì. Oh no. Az. Si rischia di perdere qua, eh. Allora, usiamo un revive. Lo usiamo? No, ma quasi quasi io prenderei la sconfitta e riproverei. Anche perché mi sa che non avrei tempo, non avrei i turni materiali per batterla. Pure un brutto colpo c'è stato. Ok, abbiamo perso, non c'è problema. Ripartiamo da qui. Ok, andiamo a batterla, stavolta magari in maniera più smart, senza fare scene. Andremo prima con Pikachu direttamente. Eccoci qua tra l'altro con Misty. Vai, vai, vai. Manderemo prima Pikachu e poi in caso PG8 per finire la battaglia. Vabbè, abbiamo comunque guadagnato un bel po' di punti esperienza su PG8 grazie a quella kill su Stario. Vai, Thunderbolt. E non muore. È comunque tosto, eh. Qui catta. E questa purtroppo è la natura del nostro Pokémon. Non avesse avuto una natura che gli abbassa l'attacco speciale, sarebbe stato tutto molto più facile. Thunder Wave potrebbe essere interessante, ma no. No, no, no. Niente Thunder Wave. Ma ho detto no. Allora? Give up on Thunder Wave. Yes. Ok. Starmie. A questo punto, guarda, mandiamo PG8. Facciamola un po' più smart questa cosa. Mandiamo PG8. Indeboliamolo. Curiamo Pikachu. Indeboliamolo con Gust. Lui usa pistolacqua che fa un bordello di male. Curiamo Pikachu subito, pozione. Ecco fatto. Ora usa azione, lui va bene. E noi andiamo con Sand Attack. Niente, ce lo ammazza. Va bene, va bene. Ed ora vediamo appunto se riusciamo a fare qualcosa con Pikachu. Non immaginavo fosse così forte sinceramente Misty. Andiamo con Electro Ball per vedere che danno gli facciamo. Ok, gli facciamo comunque più danno con Thunderbolt. Quindi useremo Thunderbolt. Ok, statico, ottimo. È stato paralizzato. E a questo punto possiamo finirla con Electro Ball. Ok, bastava essere semplicemente un po' più smart. Livello 19 per Pikachu. Hai guadagnato la medaglia cascata. Ecco fatto. E questa TM, Scald, che dovrebbe essere... acqua, oddio, non mi ricordo. Quella che comunque brucia l'avversario. Potrebbe bruciare l'avversario. Acquagetto. No, non acquagetto. Non ricordo di preciso. Comunque niente, abbiamo battuto Misty. Questo vuol dire che possiamo teletrasportarci qui con le signorine qui del teletrasporto. Ecco fatto. Ok. Ora mettiamoci davanti Butterfree. Dobbiamo allenare un po' anche lui. E andiamo in basso. Celestopoli l'abbiamo completata. O meglio, mancherebbe questa casetta qui, in cui c'è questo signore. Ho provato a insegnare al mio Gyarados ritorno e guarda cosa è successo. Penso che non gli piaccia. Non mi serve più questa TM, questa mossa tecnica. Puoi averla tu. Appunto, questo ci dà ritorno. Che non è male da insegnare. Forse lo potrei insegnare a Pikachu, essendo che appunto il suo attacco speciale fa cagare. Almeno gli darei una buona mossa fisica. A questo punto andiamo in basso. E eccoci qui. Andiamo a Cerulean City. Cioè, meglio, andiamo sul percorso 5. Vediamo un po' chi troviamo qui. Un PJ. Ok.
Direi di provare a catturare questo PJ. Usiamo Raffica. A lui si usa Raffica, ci farà un botto male, infatti. Raffica e Quick Attack. È fortissimo sto PJ. Ok, catturiamolo. Voglio provare a catturare e voglio provare comunque anche a completare un po' il Pokédex in questo walkthrough. Cioè, dato che comunque ce ne sono un bordello di Pokémon, faremo molte regioni. Proviamo anche a completare un po' il Pokédex. Non so se sia possibile catturare i Pokémon selvatici, sinceramente. No, non voglio dare un soprannome a PJ. E qui c'è questo allenatore che c'era anche nell'anime. Io non perdo mai. Vi ricordate quell'allenatore con un Senzio? Youngster AJ? Che praticamente lo frustava. Gli faceva di tutto per fargli fare quello che voleva. Ecco, questo è quell'allenatore. Noi lo facciamo dormire un po'. E poi lo picchiamo con Raffica. Facciamo un sacco male, tra l'altro, con Raffica. Ha pochissima difesa questo Senzio. Ora se l'aumenta un po', ma non gli servirà nulla. È perso perché fa cacare. Semplice. E qui abbiamo la pensione Pokéball. La pensione Pokémon, non Pokéball. Volendo possiamo lasciare qui qualche Pokémon. C'è anche un PC. Ma per adesso no, non abbiamo Pokémon da lasciarli. Allora, noi, io se non sbaglio, qui sotto non possiamo andare. Allora, non badate a come io abbia costruito quella frase. Gym Leader's Orders. Ok, quindi non possiamo passare. Allora, ho curato i miei Pokémon, vero? Direi di... Guarda, finire questo episodio catturando ancora un Pokémon diverso qui. Ok, un Oddish, va bene. Catturiamolo. Gust. Così anche il nostro Butterfree salirà al livello 16. Ecco fatto, preciso tra l'altro. Vabbè, avvelenato ma non ci interessa perché noi andiamo a catturare anche questo Oddish. Eccolo qua. Sicuramente verrà catturato. Verrà catturata anzi questa Oddish che è femmina. Ecco, facciamo quello che Ash non ha mai fatto durante l'anime, ovvero catturare Pokémon. Butterfree vorrebbe imparare Psicoraggio? Assolutamente sì. Assolutamente sì, Psicoraggio al posto di Stun Spore, che non serve praticamente a nulla. Oppure Poison Powder. Dai, teniamoci il veleno. E diamo via Paralizzante. Ok. Vediamo se c'è un altro Pokémon magari da catturare in quest'ultima zona d'erba, se c'è un Pokémon diverso. Un Mew. Ok, catturiamo anche Mew. Questa è Mew femmina. Usiamo Psicoraggio. Ok, è già andato a vita rossa, anzi è già andata a vita rossa. E catturiamo anche questa Mew. Perfetto. Iniziamo a completare un po' questo Pokédex, eh. Iniziamo a riempire questo Pokédex. Perfetto. A questo punto torniamo al centro Pokémon, velocissimamente. Eccoci qui. E già vi invito appunto a lasciare un mi piace al video, se avete gradito il video e se gradite la serie, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate sia di questo gioco sia di Pokémon in generale, magari facendomi sapere qual è il vostro videogioco di Pokémon preferito, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Io qui vado a curare i Pokémon. Ecco fatto. Poi ne lascerò giù un paio. Ecco fatto, deposita Pokémon. Depositeremo PJ assolutamente, che non ci interessa averne squadra. E ci terremo Mew che ha Pick Up. E invece depositeremo Oddish che ha Clorofilla, che non ci interessa. Pick Up sarebbe raccolta, l'abilità che gli permette di raccogliere strumenti mentre si cammina. Detto ciò, vi ringrazio per aver seguito questo video. Da Glacial Sphere è tutto. Nel prossimo episodio andremo a prendere un altro Pokémon di Ash, un certo Bulbasaur. Grazie per aver seguito questo video, da Glacial Sphere appunto è tutto, al prossimo video!